Mentre ero al lavoro, ho sentito che c'è gente che non ha ancora visto Castor ammazzato. E allora, viene. Ma andate a vedere le puntate scorse, dai! Mamma mia, che puntata questa 17esima! Posso fare molto oro, sì, c'è anche il gatto nero, c'è tutto, poi qui il nostro c'è roba per toccarsi, si è sbilanciato proprio. Sì, qua diciamo che ha esagerato. Sì, beh, ma no, è esagerato il giusto secondo me. Cosa vuol dire esagerato giusto? È giusto o no? Però qui si va oltre, questo è oro. Sai chi ha esagerato realmente qua? Gli atleti della Tisidra. Beh, questo sì. Sangue. Molto sangue. Molto sangue. Neon. No, ci ha chiamato anche il grande maestro Dario Argento dicendo: ma come avete fatto a ricreare questo effetto del sangue? È vero! Sai cosa ha detto? Fa: ma che utilizzate per gli effetti speciali? È vero, è vero, il sangue è vero. E lui infatti Dario Argento con questa faccia un po' così. Ah, mi metto i miei occhiali neri. È andato bene. Citazione. Nel sogno ho sentito pure Romero, che è defunto, grande maestro. Sì. E mi ha detto: oh, non stai sbagliando una virgola. Così da te? Sì, sì. Ma proprio a te? Giorgio. Sì, sì, a me. A sì, Giorgino. Sì, Giorgino. Pubblicità. Castomazzate! Reclam! Piacere, Baraldi. Sali Faiga. Castomazzate! Reclam! DCW gets all had a four and the mingle of the ring. Dig it deep, dig it down, bring it down, smash it down. 650, you shouldn't know what's really going down. You shouldn't know who's really bitten down. Wherever you are, wherever you go, take a look at your feet. 6 feet, 6 deep. DCW, if you get this, I will know it. Prova a copiarci, non ci riusciranno mai. DCW, 0 santi, 0 eroi. Le mazzate sono vere, sono un caso per voi. Terrificante, sta per salire qua sul sacro quadrato dello Slaughter Club di Castomazzate, il piccolo e malvagio di Do, ma talentuosissimo atleta del circo dei pagliacci dal cuore spezzato, accompagnato dalla maga più bella di tutte le maghe che danno mazzate.
Merri mazzate. Vertigo, colui che ha osato sfidare a fisico il Livio Baraldi, ovviamente non c'è stata storia, ha vinto il Livio. È così. Quando uno è bello. Ufficialmente in finale con la leggenda del wrestling mondiale. Sto leggendo adesso la mail, 92% è salito. Mi dispiace. 92%. Cazzo maniaci! Tutti per il Livio Osvaldo Baraldi, contro il piccolo e cattivissimo Didò. Scorbutico Didò. Mamma mia, bruttissimo. Scorbutico! Cattivissimo. Guardatelo, che cattiveria. Mamma mia! Ah, qui con noi abbiamo, ci siamo dimenticati, no, Tony. Perché? Per presentare un uomo che ormai sta diventando leggenda nelle nostre telecronache. Il nostro Terry. Ciao Terry. L'opinionista. Ciao a tutti, come state? Ciao Terry, tutto lui. In realtà, mentre aspettavamo nella pausa, noi parlavamo delle aste dei cinemaniaci. Sì, argomento interessante. Abbiamo scoperto che ci sono dei aste dove vendono i pezzi originali dei film, bellissime. Chissà se venderanno un giorno i pezzi di Custom Mazzate. Ma certo. Sicuro. Certo. La maschera di Didò. È partito il match. Tolgo Didò il chissà. Lo faranno, Custom Maniaci. Didò contro Vertigo, guardatelo il piccolo Didò che già scuote la sua possente testa. Intanto lo capace... Le mutande di Jacob. Intanto subito un arm drag da parte di Vertigo che fissa con sguardo di sfida il piccolo, ma cattivissimo. Didò, volevo aggiungere anche infame, ma infame. Didò. Prima l'ho appellato con scorbutico anche. Esatto, guardatelo. Hiptos! Reagisci Didò, sei piccolo ma sei cattivo. Vertigo è superiore e mi spiace, quando c'è da dire le cose noi lo diciamo. Jacopo, quando commenti il match con Didò lo punzecchi con sempre con vedo che ti trovi. Vedo Jacopo che ti trovi a tuo agio. Body slam. Didò subisce anche la body slam. Guardatelo come sofferente. Ma c'ha questo sorriso dipinto che non ci fa capire le sue vere emozioni. Il Vertigo con arroganza. Con arroganza si atteggia. Si atteggia con arroganza. È come un toro strofinato. Guardatelo Didò. Ah! La pernacchia devastante di Didò. Mini Amdrag! Mini Hiptos! Incredibile! Mini calcio! La body slam non ti è venuta. No. Non ti viene Didò, no. E Vertigo, è la prima volta in vita sua che Vertigo è più grosso e più pesante. Intanto mini pugno di Didò, passa sotto, attenzione! Mini Escizor! Mamma mia! Mini tornado e Scissor! Fantastica! Incredibile! Terry, sei senza parole! Sì, assolutamente! Guardatelo Didò che... La piccola schiena di Didò! Ha subito un duro colpo! E esce dal pin Didò! Anche perché un mini schienamento! Ma l'ha subito! Ma che macchina ha Didò? La Mini? No! No? Neanche la l'app! L'app! Volere ma non potere questo! Alla app! Ringraziamo i nostri sponsor! Ringraziamoli! Beh, non abbiamo citato... No, però... Attenzione! Eccolo qui! Suplex su Didò! Didò subisce! Ragazzi, Didò. Però si sta comportando bene il piccolo Didò! Uno! Due! E ne esce! Perché ref mat! Ha un avversario molto difficile. L'implacabile Refmat, il guardingo Refmat, l'arbitro migliore dell'universo, solo qui da noi a Custom Mazzate. Tra l'altro lo ricordiamo che uscirà una nuova serie di Dragon Ball Super, ci sarà proprio Refmat come arbitro del esatto. torneo. Si sono stufati di avere loro, adesso prendiamo Refmat. Il migliore. Ci ha chiamato in diretta e ci ha detto, per favore datemi... E Ref Matte come arbitro. Non badando a spese, perché tu conosci i contratti di Ref Matte, vero? Sì, purtroppo li conosco molto bene. Noi abbiamo scelto l'eccellenza e l'eccellenza si paga. Il migliore del mondo è il più caro del mondo. È il più caro del mondo. Però comparirà il Dragon Ball Super. Bravo Ref Matte! Addirittura anche nello spin-off con tutti i
vari manga della Romania. Ma infatti, compare lui. Stasera venendo qui allo Slaughter Club di Paderno Dugnano in via Tagliabue al 4, ho sentito Rev Matt che parlava al telefono in giapponese. Beh, certo. Si sta già abituando. Come il mio amico Enzo Gambaro, che si collega tutte le volte con Radio Tokyo Japan, che guarda, non esiste, però fa niente, e il nostro Rev Matt è con la show in Giappone. Intanto guardatelo, il mini kick, l'astuzia, l'astuzia di Didò. È piccolino ma intelligentissimo. La mini astuzia di Didò. Guardatelo, il mini piede che lo colpisce. Guardatelo, mini piede, ma che piede? Guardatelo, il mini piede che proprio qua si conficca nella gola. È un punteruolo, praticamente. Un cacciavite. Guardatelo di là. È per Arcioni, mi ha detto. Il suo acerrimo. Il suo acerrimo nemico, Arcioni. Mini Bronco Buster. Sempre, e gli sempre. Ha fatto sentire i 34 kg, perché ricordiamoci che Didò è... E pesa 35 kg, ma 34 sono nel pacco. Eccolo lì. Un altro pacco da 34 kg arrivate, ricordiamo che sulla faccia di Vertigo, che ricordiamo due palle che Didò è un altro mandato che lavora alle poste. Attenzione, guarda. Didò. Didò reagisce! L'ha fatto volare. Ha fatto volare via. Guarda le mini chop, il mini calcio. Mamma mia! Guarda mini calci. Didò. Mini calcio al torace. Lo evita, roll up di 1 2 e ne esce al 2 3 quarti di Do. Tremendo, tremendo. Di Do mini roll up. No! Calcetto. Calcetto al timpano. Di Do, attenzione. 1 2 ne esce. Però calcetto potente, si è sentito. No, potentissimo. All'orecchio di Vertigo e il timpano di Vertigo, mi sa. Ricordiamo che lui si ispira a Roberto Carlos quando. Carlos. È incredibile la potenza. Anzi, era partito da Roberto Dinamite e poi è passato a Roberto Carlos. Non so se lo ricordo Terry, Roberto Dinamite. Dinamite no, però Roberto Carlos. Roberto Dinamite lo era detto Dinamite per la potenza che aveva nel calcio brasiliano. Intanto calcio in pancia, guardatelo, il piccolo Didò che adesso è sulla prima corda. Seduto, ovviamente. Seduto all'angolo. Sì, non è in piedi. Aspetta un caffè. Aspetta un caffè. Attenzione, Vertigo. No, Vertigo. Gli restituisce. Gli restituisce le usmate contro di Balli. Pacco. Sì, contro Mamma Pacco. Mamma mia! Che è successo Vertigo? Sei venuto? Capita. Capita ragazzi. Capita. La bocca di Didò è invitante. Adesso non andiamo avanti perché sennò succede di tutto, che da casa possono fraintendere quello che stiamo dicendo. Intanto guardatelo, Vertigo come colpisce Didò. Sul capo di Didò. Didò, attenzione! Eccolo. Lo morde! Lo morde ai glutei! Mini power bomb! 1, 2... 3 no. Ma ref era la nano bomb, ref. Ha ragione. Perché non si può aiutarsi con le corde nei pin, lo ricordiamo da casa, perde non sangue, si può. Attenzione. Sì. Attenzione! L'ha preso in braccio come power bomb. Ancora. 1 2 3. Bravo Ref Matt, bravo. Imparziale, giusto. Attenzione. Giusto. Attenzione. Ma cosa ti ha fatto? Ma gli ha sgagnato il Attenzione. Gli ha sgagnato il costume. Il costume. Attenzione Didò è fuori dal ring. Fuori dal ring Didò. Solo. È una magia, è la magia di Didò, incredibile, ma cosa, a cosa stiamo assistendo? Chiama la fine Didò!
Attenzione, di nuovo ho usato un trucco di magia. Di magia, eh beh. C'è dietro il pagliaccio ancora spezzato. C'è dietro la maga. Attenzione, di nuovo. Cosa vuol fare? No! Vertigo reagisce. Si prepara per la power bomb. No, non va. Attenzione, cos'è successo? Cosa è successo? Un trucco di magia incredibile. Dido compare da dietro e al posto di Dido c'è Jacob. Jacob, madonna. Attenzione, Jacob a vuoto. È la maga. È la maga. È la magia, magia. Portami via. Attenzione, ginocchiato di vertigo su Jacob. Magia allo Slaughter Club, magia. Non ci capisco più niente. Vertigo. Jacob al centro ring in piedi stordito, Vertigo sale sulla terza. Wow, che agilità! Prende al volo Jacob! No! Carica! No, mini dropkick! Mini dropkick di Dido! Guarda Dido che rifà risvegliare la squadra! Incredibile! Uno, due, tre! Vince Dido! Non ti ho capito niente, ha fatto trucchi di magia, è successo pazzesco, di tutto! Pazzesco! Castomaniaci, cosa abbiamo cosa assistito? Ci siamo visti, a cosa abbiamo assistito? Mamma mia, il pagliaccio! Cosa hanno visto i nostri occhi? Non ci credo, Terry! Ciao! Attenzione, che provocazione! Provocazione incredibile! La prende con Arcioni! Arcioni ce l'ha sempre sulla bocca! Customizzate! Piacere, Baraldi. Piacere, Oscar. Sal. Sali Faiga. Wow. Triple threat match qui a Custom Mazzate, il campione Tilikum che sfida, anzi viene sfidato dal duo formato da Sheridan e il Gringo. In un triple threat ricordiamo tre lottatori sul ring per un'unica cintura che è quella del campione Revolution, che è appunto il possente Tilikum. Guardate la Lorca che fiera che è, con la fisico incredibile. Sheridan e il Gringo pesano meno dell'occhio. Sì, per me è diventato anche più grande rispetto all'altra stagione, vero? È una roba incredibile. Intanto vediamo un nuovo acquisto della TCW, l'arbitro Andrea Cesana. Come lo vuoi chiamare? Il Cesana, perché Cesana, il nostro ref, l'arbitro migliore dell'universo planetario, ha deciso di ingaggiare dalla sua parte l'arbitro Andrea Cesaro, che dice: io ho bisogno di una mano, io sono grande. Inizia il match, ma voglio avere ancora qualcosa di più grande, ed è l'arbitro Cesana. Ma anche perché, caro Jacopo, bisogna anche dire che Ref Matt è abbastanza stressato. E beh, ragazzi, sta vivendo a essere il miglior arbitro dell'universo.
Il titolo Revolution si difende solo contro i pagliacci, Presidente. Ma no, in realtà un po' contro di tutti. Bisognerebbe chiedere alla Giulio Cam questa cosa qua. Aspetta, mi sto dimenticando. Effettivamente è un pagliaccio il gringo, guardalo. Gringo, guarda, leggi il cartello, è vietato ballare, gringo. Gringo, leggi, è vietato ballare, è severamente vietato ballare qui allo Slaughter Club di Paterno Dugnano al 4. Qui a Tagliabue al 4 e non mancano 4 giorni a Natale. Pensavo che tu dicessi via Tagliabue, io ero già pronto col 4 e lì sopra sono in 3 sono in 3, no, sono in 4 con il Cesana, il nostro arbitro, il Cesana. Intanto tra di loro continuano a parlare, a raccontarsela, non si capisce che cosa fanno. Ma volete iniziare questo match, per favore? Non è un oratorio qui. Iniziate, che qua sembra di stare ad Amsterdam. È vero, è parecchio. Incredibile doppia coastline da parte del presidente Tilikum. Guardate che bomba! È il gringo, c'hai male, bomba. Pagliaccioso gringo, guardate come si abbracciano lui e Sheridan, amanti improbabili, molto probabili. O molto amici. O molto amici. Ma perché la TCDiamo, lo diciamo, non è LGBT. Sì, lo è. Noi non ci schieriamo. Amatevi con nessuno. In tutte le forme che volete e che preferite. Esatto, a noi stanno tutti sul cazzo. Sì, esatto, no, basta che non rompete le balle. Ecco, esatto, siamo la federazione più free del mondo, non rompeteci con gli e andiamo avanti. I più odiati, ma anche i più copiati. Esatto, perché noi siamo belli come al sole. Esatto. C'è scritto. E intanto Tilikum non ci sta a queste sceneggiate. Attenzione, che potenza che dimostra il campione Tilikum. Body slam. Body slam di Tilikum. Uno, due. No. E esce dal pin con l'aiuto di Sheridan. Intanto ricordiamo Sheridan che riveste questi panni di Alex di Arancia Meccanica. Sì, è un personaggio, che ispirato visto a quella del passato, che tra l'altro ci potrà raccontare in una lunga intervista il nostro Giulio, certo, visto che è un grande esperto di cinema, nonché il miglior regista del pianeta, perché qua da vedere. Forza Biancosarti, forza Biancosarti! Attenzione, guardate come il possente Tilikum che chiama la prova di forza. E ovviamente El Gringo la rifiuta. Codardo, irridendo. El Gringo è un codardo. Però mi sa che l'accetta. L'accetta Sheridan, che è più uomo di El Gringo. Guardate El Gringo che sta lì sotto, pronto a intervenire. Cosa intenzione di fare? No, El Gringo da dietro. Ma non gli ha fatto niente. Non gli sta facendo niente. Nulla, Jacopo, stai vedendo. È troppo potente Tilikum. No. Quella di Sheridan è stata più potente. Mamma mia, che infami. 2 contro 1. Guarda come lo picchiano. Povera Olga. Non ci posso credere cosa sto vedendo con i miei occhi. 2 contro 1. Questo non è un triple threat. No. Non è un triple threat. È il festival dell'infamia. Dategli del planto. Festival dell'infamia. Potete rompergli i faloni così. Non ci posso credere, trattata così l'orca assassina, la possente orca. Perché devo tifare Tilikum? Coastline da parte del gringo dopo aver sfruttato l'Irish Whip di Sheridan. Mamma mia Sheridan, grande ginocchiata in pancia. Guardatelo! Se lo accarezza tutto, vedi? No, gli ha toccato lo sfiato per non farlo respirare. Ah, per non farlo respirare. Questo l'ho capito io. Ma poi gli ha anche spostato la pinna. Quindi sì. disorientando Tilikum. Attenzione, Tilikum sta subendo la potenza del duo. No! Guarda come gli colpiscono le ginocchia! E il gringo da te non me lo sarei mai aspettato, io che ti favo per te! Guarda che infame che sei gringo! E ti ricordo che perso il video. Castomaniaci, solo questa infamità su Castomazzate 2. Sue.
come balla il gringo, è vietato ballare. Gringo è vietato, sei veramente trovato. Attenzione, uno, uno due, no, non c'è. Tu ne avevamo dato uno. Cosa si stanno dicendo? Mira il dito, mira il dito. No, ma colloca spiaggiata praticamente lì. Discutono su chi deve schienarlo? Mi sembra proprio di sì, stanno litigando. Sì. Pazzesco. Intanto. Incredibile. Intanto Lorca si sta riprendendo. Cesana, Guardingo. Guardingo controlla la situazione. Strategia, ma ti rendi conto? Oh, ecco la furia di guardate la potente orca! Oh. Spacca la coastline e la doppia coastline da parte doppia, di Pilicum! Mamma mia, che potenza per il campione! Incredibile! È un degno successore di Jacob! Backsplash, attenzione! Altro backsplash, i due sono ai lati e guardate, posso entrare il flip, no, Valanga, altro backsplash, non ci credo, non ci capisco più niente, questa roba è incredibile, attenzione, big boot, anzi, la pinnata assassina, uno, due, no, si salva il 2.5, incredibile, che match ragazzi, che match. Attenzione, Sheridan colpisce ancora la possente orca, ma tira che non reagisce con una non possente accusa. Gomitata, anzi, una possente pinnata, ma non accusa. Come si chiama la pinna quella in alto? La pinna quella in alto. Oh, headbutt! Attenzione! Vediamo, cerca di afferrare. Sì. Attenzione! Cosa succede? Tiri come potente, forte! Si libera facilmente. Con una mega, lo possiamo dire, una cubata. Attenzione, caricamento di DVD! No! Super kick del gringo! Attenzione, Sheridan! Vediamo! È incredibile, non ci credo, non ci voglio credere. Credici Jacopo, credici. Adesso litigano ancora sulla strategia. No, lo vogliono avvicinare, ma è troppo forte la l'orca spiaggiata. Vediamo. Attenzione, attenzione. È vietato ballare, gringo. Cosa sta succedendo? E il gringo sale sulla terza corda, castomaniaci. Guardate corda. L'arbitro Cesana che lo invita. No! Sheridan, cosa combini? Ci picchi il nuovo arbitro, vergogna! Vergognati Sheridan! Attenzione, Sheridan vuol pigliare uno, due, salva ancora il possente Tilicum! Mamma mia che match! Che match incredibile sto triple threat! Guardatelo come... Intanto vediamo El Gringo sofferente fuori dal ring, l'orca assassina che sta subendo i colpi possenti da parte di Sheridan. Non capisco cosa sta succedendo. Attenzione, Sheridan prende la rincorsa. Oh, doppia ginocchiata. Scarica. Doppia ginocchiata. Attenzione, attenzione, vediamo il gringo a bordo ring. Il gringo a bordo ring che sale in questo momento. Intanto è un 2 contro 1 a tutti gli effetti. Super kick! Evitato astutamente dall'orca assassina, caro. Eccolo qua, carica in posizione di DVD. Vediamo, è finita con lo splash. 1, 2, 3, vince incredibilmente. Si conferma campione. Complimenti. Tilicum, grande. Mamma mia, complimenti a Tilicum che si conferma Revolution Champion. La possente orca ha finito il suo lavoro e sarà contento il nostro amico Daniel Arcioni, colui, quello cattivo. Guardatelo, il match è finito, ma Tilicum decide la campanella suona, la sto facendo suonare io, Tilicum!
È incredibile ciò che è successo. Milikum vince. È incredibile anche con la camera. È incredibile, intanto vediamo il duo tutto. Che se ne va, si abbracciano, si baciano, non ci capisco più niente. Arrivederci ragazzi. Arrivederci. È finito. Buonanotte, Castomagno. Castomaniaci, non fate a casa quello che avete visto in puntata, perché gli atleti di Castomazzate sono allenati e si preparano con sacrificio presso il polo di allenamento della TCW a Paderno Dugnano. Estinti saluti e non venite a mancare. Cos'è per te il wrestling? Un bellissimo sport. Cos'è per te il wrestling? Castomazzate!